Festa della donna. Qual è il ruolo della donna in questa società moderna? Festa della donna, la donna è ancora l'angelo del popolare domestico? Non lo so, una bella festa, però non lo so che cosa, con fiori, con dolci, con musica, qualche bel concerto vicino al comune, sulla piazza. Lei non è italiana? No, sono straniera. Straniera, nel suo paese come viene festeggiata la festa della donna? Da noi ci sono sempre tanti concerti, vengono cantanti famose, e c'è la musica, ci sono i discoteche, ci sono i per giovani, per donne, per vecchi, diciamo, per tutti. Quindi come qua si riuniscono anche lei tutte le donne, vanno a mangiare, a ballare tutti insieme? E sulla piazza si riuniscono tutti, più di tutto giovanotti. Ah, ma in Romania e lei è Ucraina, quindi si usa come un po' da noi, insomma, festeggiare, no? Sì, cantano, suonano, poi sono canzoni tipo come canzone calabrese, suonano e cantano. Secondo lei il ruolo della donna qual è oggi in questa società moderna? È ancora l'angelo della casa la donna oppure sono cambiati un po' i tempi? No, è cambiato. Cambiato. È cambiato i tempi. Senso positivo o negativo, signora? Secondo me è positivo. Positivo, quindi la donna adesso riesce anche a essere anche più... Deve avere la sua libertà. La festa delle donne, faccio auguri a tutti donne, tutte le donne. Lei la festeggerà la festa delle donne? Sì, con le amiche. Con le amiche? Con le amiche, andando sì. In qualche locale? Non credo. Lei perché... non è italiana? No, non sono italiana. Al suo paese come si festeggia la festa delle donne? Nel mio paese festeggia molto bene questa festa. Cioè come? Sì. La donna in questo giorno proprio una regina. Una regina? È una regina. Perché? Sì, perché? Perché gli uomini, qui diversamente si festeggia, da noi gli uomini fanno la festa per la donna. Ah sì, gli uomini fanno la festa per la donna? Sì. E come, sì. Che succede? Mi può spiegare? È una cosa interessante. Che succede? Tanti fiori, tanta attenzione, una festa, proprio festa. È vero che come... lì vanno anche gli uomini nei locali, invece qui è solo donna? Sì, per me era sorpresa, quando l'ho visto la prima volta come si festeggia qua, era una sorpresa. Una sorpresa. Però pure è bella. Ma se dovessi scegliere, come festeggerebbe? Come al suo paese o come festeggiano qua? Ormai sono qua e mi piace come si festeggia qua. Si è adattata? Sì, sì, sono adattata. Tanti auguri per la festa delle donne anche a lei. Grazie, auguri tante le donne. Un augurio nella sua lingua, lo vuole mandare? Un augurio nella sua lingua. Поздравляю с днем 8 марта всех женщин, желаю счастья, здоровья, удачи, любви и всего самого-самого хорошего, улыбок. E la donna dispiace quel che succede. E in faccia una delle violenze, a parte gli scherzi. Ma a parte gli scherzi. Però da una parte sono loro che sono provocanti. Sono molto provocanti, vero? Pantalone attillato, sì, paragioni, corsi, cose. Balestra, appunto. E poi c'è chi ne abbiamo attaccato, chi ne non è corretto. Però. È bella, vero? Secondo lei la donna che ruolo ha oggi nella società moderna? È sempre tutto, l'angelo del focolare, come non c'è una volta. Differenza tra uomo e donna. La donna è sempre l'angelo del focolare come una volta o no? Sì, sì. Secondo lei? Ma secondo me sì. È giusto festeggiare l'8 marzo la festa delle donne? Perché è stata sempre una data, diciamo così, che si è sempre festeggiata. Ma lei che giudizio ha delle donne? Cosa ne pensa delle donne? E cosa devo pensare io? Ho 90 anni, cosa devo pensare? Grazie. Grazie. La festa della donna. Sì. Per me è una cosa bella. Bella? Sì. È giusto che si faccia una festa. Della donna. Non la festa dell'altro senso, perché... È una, cosa antipatica. La festa della donna è una cosa, una trovata, diciamo, bellissima. Quindi lei ha diciamo, un giudizio positivo anche della donna, in sé. Sì, anche se oggi le donne sono un po' cambiate. Perché sono cambiate? Culturalmente. Negativamente? Molta libertà. Più emancipate? Emancipate, molta libertà. Tutto questo. Ma è sempre l'angelo del focolare o la donna, secondo me? No, per me la donna è l'altra metà dell'uomo. L'altra metà dell'uomo. La metà giusta dell'uomo, diciamo. Sì.